Buongiorno a tutti e benvenuti a una partita Steel. Allora, per chi non lo sapesse, Steel è una partita, è una mappa del genere attacca-difendi, però è una mappa un po' particolare. Potete notare infatti che ci sono ben 5 punti di controllo e 2 sono sin da subito disponibili. Allora, per vincere bisogna arrivare a conquistare il punto E. Però è meglio conquistare almeno altri 2-3 punti per semplificarvi le cose. Infatti ogni volta che si conquista un punto, si conquista il punto A dopo il punto B e così via, si aggiunge un po' di tempo, si sbloccano diverse vie secondarie e rende più facile accedere al punto E, perché infatti il punto E è praticamente una piattaforma isolata su un gigantesco buco. Quindi non è proprio così facile da raggiungere, sebbene sia direttamente disponibile all'inizio. A proposito di inizio, questo è piuttosto... inizia bene questa partita. Avanti, venite fuori. Naturalmente vi farò vedere questa mappa, se è una versione attacco, se è una versione difesa, per farvi andare più chiare le cose. Che botto. Boom! Non te l'aspettavi, vero, che ci fossero delle bombe proprio sotto i tuoi piedi? Seriamente, a volte mi chiedo come facciano le persone a non vederla. Vai, vieni qua che... oh! Omicidio, suicidio. Questo mi stupisce sempre. Dai, dai. Dai, mo. Allora, per prendere il discorso della mappa, di come è strutturata, praticamente... per avere i vari punti dovete sbloccarli uno per volta. Esistono diverse vie per raggiungere ciascun punto e possono essere sbloccate conquistando i punti precedenti. Qua c'è un tizio che spara di qua e di là. Prendi un po' di bombe che ti fanno bene. Aio. L'ho anche ucciso. Strano. Ah no, era un altro evidentemente. Ho beccato uno per culo dall'altra parte. E da qui si può anche sparare senza venire a propria volta colpiti. Allora, il fatto che esistano diverse vie per raggiungere ciascun punto tende a rendere questa mappa un po' intricata e quindi all'inizio può disorientare un po'. Ma basta giocarci un paio di volte e si imparano tutte le varie stradine. Quindi non è troppo... a lungo andare ci si fa l'abitudine con qualsiasi altra mappa, basta conoscerla un po'. Qua vado a fuoco, vado a fuoco! Grazie, medico. Il punto E è direttamente raggiungibile andando a sinistra quando si esce dal punto di comparsa dei blu. Però come ho detto è meglio conquistare almeno qualche altro punto. Boom! Au! Beh, almeno ho dominato qualcuno prima di morire. Non questo cosa fa? Questo non fa niente. Conquistando il punto A, per esempio, sbloccate una via per il punto B, ma sbloccate anche l'accesso a un corridoio che può portare o al punto o più facilmente al punto E, oppure qui tira proprio bombe schifo, oppure che può portare verso il punto D. Sì, come ho detto, bisogna cercare di conquistarne almeno 2-3. Almeno il punto C dovete cercare di conquistarlo, quello sicuramente. Vedi qua, che pigli un po' di botte. Spia, quella è una spia! Oddio, arrivano. Oh, muori. Vai sulle bombe! Ai! Ah. Terribile lanciare razzi dei poveri. 3 colpi, tutti insieme, ti distrugge. Medico, è una spia quella, è una spia. Che brutta figura che ha fatto. Qua mi chiedo cosa ci facessero dei nostri cecchini sul punto C. Sul punto B avrei anche capito, per cercare di bloccare eventuali sortite sul punto E. Comunque il punto A è andato e arriveranno verso il punto B a partire da quella posizione là dove sto bombardando. E questa è la spia di prima. Bastarda, vieni qua. Ho visto un ingegnere là. Allora, dov'è? Eccola lì. Stai ferma.
Perché vi dovete sempre muovere quando cerco di spararvi? Adesso mi qualche tipo adellizzo. Toh! Stupido. A meno che non abbia il cipollotto letale. Ah, l'ho sentito. Prendi qua. Ah, cazzo, non ho quanta gente! Ah! Oh no. Erano in mille. Come al solito vengo distratto da un nemico isolato e dopo arriva la massa che mi distrugge. Dai, Obliator, io credo in te. So che puoi salvare il punto di controllo. So che ce la puoi fare. Vai, attacca! Distruggili! Dai che ce la fai! Dai che ce la fai! Dai che ce la fa! No, non ce la fa. Approfitto di questo. Di questa occasione per salutare il mio iscritto Obliator. Allora, quando viene conquistato il punto B, il punto di comparsa, la stanza dove compaiono i red, si sposta e rende più facile anche accedere agli altri punti da difendere. Allora, è indispensabile riuscire a difendere questo punto C. Probabilmente i nemici arriveranno là dove ho messo le bombe e invece vengo smentito ogni volta. Praticamente perché se si conquista il punto C si sbloccano delle passerelle che rendono più facile il passaggio verso il punto E. Poi c'è sempre la solita odiosa mini sentry. Conquistando il punto C, quindi si sbloccano queste passerelle che rendono disponibili a tutte le classi raggiungere il punto E. Invece dopo con il punto D si ottengono ulteriori bonus che, ad esempio, si sbloccano dei parapetti che rendono più difficile cadere. Quindi è il caso di andare verso il punto E e fortificarlo. Ah! No, una torre! Ce l'ha messa lì quella? Quindi questo vuol dire che è una squadra ben organizzata, perché se l'ha pensato di metterla lì. Sembra una cosa banale, ma non proprio. Allora, diciamo che la situazione è messa un po' male. Abbiamo retto abbastanza bene all'inizio, ma dopo tutti i punti sono crollati uno dietro l'altro. Questo tizio provava a suicidarsi. C'è una mini sentry piazzata qui davanti. Vediamo se riesco ad abbatterla con le bombe di rimbalzo. Niente. Intendo dare il tutto per tutto e tento un attacco al punto E, anche se probabilmente sarà un suicidio. Sono morto, me lo aspettavo. Però la cosa più strana è che sei riuscito a uccidere qualcuno buttandolo nel pozzo sottostante. Bisogna anche dire che questa era una buona squadra che sapeva quello che faceva. Parlo della squadra attaccante. Purtroppo è così. E come avevo promesso, questo è la parte praticamente la parte video dedicata all'attacco. Qui c'è il solito tempo di schieramento, che in genere i blu passano a fare casino, sparare al cacchio di cane o colpire gente a casaccio, come sto per fare con questo scout. Prendi qua! Prendi! Nessuna risposta. Vabbè. Sarà enough. Anzi, è sparito direttamente. Allora, se si va a sinistra, si va verso il punto B. Però B è bloccato, però c'è praticamente una strada per raggiungere il punto E. Però è meglio, come ho già detto, conquistare un po' di altri punti prima. Quell'ingegnere cosa fa? Allora, l'ingegnere piazza su quella posizione una torretta. È un punto abbastanza buono dove mettere le torrette, perché è difficile da colpire lì e invece la torretta può colpire facilmente tutti quelli che escono. Ma da questa posizione dovrei riuscire a colpirla abbastanza bene. Infatti, la torretta viene giù con un piacere e ora l'attacco. Oh, no, 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 no. Ah. Non mi aspettavo minimamente che ci fosse una sentry in quella posizione. Anche perché non le ho mai viste essere messe lì. Che strano che non possa essere messo lì, perché le torrette possono essere piazzate dappertutto. Quante cose che si imparano ogni giorno. Red non ce ne sono, quindi andiamo. Ne approfitto per bombardare un po' qui, sempre che le bombe vadano dove voglio io. Per impedire ai red di contrattaccare sul punto di controllo. Consiglio sempre di andare verso l'entrata dei red al punto A per ripulire l'area.
specialmente qui per vedere se non c'è qualche superstite. Da qui si ha un'ottima visuale del punto E e un cecchino, come avete visto, si stava già posizionando, messo lì può diventare veramente fastidioso. Questo è il corridoio che porta verso il punto B, e ci sono un po' dei rifornimenti. Pigliati queste. Dai, inseguimi, inseguimi che ti piazza un poco di bombe sotto il naso. Sì, difendo una posizione mentre sono in attacco, vabbè. Fa niente. Quando faccio queste cose non viene mai nessuno a inseguirmi. Potete, diciamo, prendere in giro i vostri nemici fingendo una ritirata, in modo tale da portarli nella posizione dove avete messo le bombe e farli così saltare in aria in mille pezzettini. Ho anche beccato qualcuno così. Vai, vai, qua ti becco. No, finito le munizioni. Merda. Ho sempre un problema di munizioni con il lanciagranate primario. E del resto sparando alla come viene viene, come faccio di solito, è piuttosto facile che le munizioni finiscano presto. Una piccola nota: quando i red vincono la partita, il razzo che si trova sul punto E si accende e causa un fortissimo risucchio. E questo risucchio praticamente o vi manda sotto il razzo che vi uccide oppure vi spinge nel pozzo, quindi state molto attenti. Il punto B è andato. Vi conviene di solito anche utilizzare queste lamiere come difesa mentre cercate di conquistare il punto e di posizionare un po' di bombe vicino alla via da cui arrivano i red. Questa invece serve, è la via che serve per arrivare verso il punto C e c'è una torretta là davanti. Il mio ruolo, il mio dovere di demolitore è abbatterla. Allora, vediamo dov'è. Innanzitutto non voglio che ci siano spie qui sotto. Sempre fastidioso le spie. Ah, la torretta è là, bene. Non so se riesco a distruggerla senza che mi ammazzino. Sto uccidendo tutti tranne la torretta che devo distruggere. Piccolo massacro. Devo cercare di sbarazzarmi di quel grosso. Peccato che là c'è un kit medico e il bastardo lo usa per curarsi. Ma se riesco a beccarlo bene. Ricordatevi che 3-4 colpi diretti con il lanciagranate possono uccidere un grosso, anche se questo è sovraccurato. Dannati cecchini. Ma quello era un colpo al corpo, quindi vuol dire che non era un pro. Tutti sono capaci di sparare al corpo, bisogna sparare alla testa. I professionisti sparano alla testa. Comunque, dicevo, questa mappa è un po' intricata. E quindi esiste più di una via per arrivare verso il punto C. Vabbè. Una è questa. E l'altra praticamente fa un giro e passa vicino al punto E. Vediamo se riesco a. Cerchiamo di beccare qualcuno sul punto. Sempre stanno attenti a non farsi uccidere dai cecchini. Eccolo là, il grosso. E c'è anche un medico, vediamo se riesco a beccarlo. Niente. Vediamo se così riesco a ucciderlo. No, è ancora vivo. Sta tranquillo, medico, che quel piccolo scout non riuscirà a salvarti. Bene, credo che l'abbiano ucciso, quindi si può cercare di prendere il punto di controllo. Come al solito non ho più munizioni. Boom! Un grosso da dietro, sono stato anche bagnato. Merda. Ah! Brutto colpo. Vediamo. Certo, se qualcuno posizionasse un teletrasporto sarebbe una gran cosa per raggiungere più in fretta il fronte. L'altra via di cui vi parlavo è quella dove sto andando adesso, che passa vicino al punto E, che è quello lì, il punto E. E si arriva da qui. Un grosso davanti alla faccia! Per fortuna, grazie al medico, non vorrei avere immediatamente problemi di vita. E il medico è andato. Boh, avrà visto una farfalla.
Diciamo che qui si è coperti dalla sentry che è stata posizionata praticamente dove l'avevo distrutta la prima volta. Adesso vediamo se riesco a beccare sto tizio. Ah! Spero sempre che non mi uccida. Per fortuna non è facilissimo. Cioè, forse con un doppio salto quello scout poteva raggiungermi qui. Bisogna fare attenzione piuttosto a non essere presi alle spalle. Andiamo. Sempre la solita tecnica di sparare. Vediamo se riusciamo a beccare questo. Niente. Di qua. Ah! Maledetto scout. Spero che tu bruci tra le fiamme dell'inferno. O del pyro. La via dove stavo andando e dove è scappato quello scout praticamente è una... Oh, finalmente ho teletrasporto. È uno dei passaggi per arrivare verso il punto E. Praticamente si arriva sotto la piattaforma e con una scala si sale in cima. Quindi il punto E può essere attaccato da diverse direzioni. Eccolo il nostro bravo ingegnere. Però prima è meglio, come ho detto, è meglio cercare di sbloccarle tutte. Niente. Quello è meglio lasciar perdere quel cecchino. Quanta gente, faccio una strage! Aio. Aio. Non è andata come avevo pianificato. Capita. Oh, finalmente è attivo. Dove sei? Dove sei che ti uccido? Dove sei? Ah, niente, era già morto. E invece ce n'è uno dall'altra parte, bene. Andiamo di sorprenderlo con qualche bomba. Dai, avanti, vieni avanti. Sicuramente non vado a cercarlo, aspetto piuttosto che venga lui da me. No, a quanto pare è sparito. Va bene, dai. Eccoci qua. Non c'è più. Ah no, invece c'è ancora sto bastardo. Mannazione. Piglia qua. Anche il demolitore ride. Oh, non c'è più nessuno sul punto. Bene, dai. Maledetti scout. Troppo veloce. È una classe che non riesco a usare. Non mi trovo bene con lo scout. C'è un grosso, maledizione. Ah! Vabbè. Niente. Oddio, oddio, oddio. Qua è disattivo il teletrasporto. L'avranno distrutto probabilmente. Sì, dobbiamo proprio catturare il punto e... Oddio. Un bug grafico dell'attaccabrighe. Sì, perché ci si aspettava che con l'ultimo aggiornamento di bug fix certe cose sistemassero. Ma così come è rimasto quel bug, sono rimaste il fatto che possono girare e dar fuoco attraverso le porte chiuse, oppure che le spie facciano ancora i facestab sin dall'inizio dell'esistenza di Team Fortress. Uno spera che per un po' queste cose le sistemino, ma a quanto pare non succede mai. E nota bene, io preferisco utilizzare il termine attaccabrighe. Tu muori, scout della malora. Attaccabrighe perché il nuovo nome che hanno dato, la domestica torre, mi fa a dir poco schifo. Non mi piace proprio, è un gioco di parole che trovo stupido. Annato. Qualcuno uccida quell'ingegnere, per favore. A volte mi stupisco del coraggio che hanno certi ingegneri a venire all'attacco così, si lanciano all'attacco come bestie feroci. Quando passate per di qua, fate molta attenzione perché, a differenza delle altre entrate, queste non si bloccano. Quindi il nemico può ancora usarle e grazie a quella vetrata possiamo continuare a vedere cosa stanno facendo i red. E qui bombo un po'. Le chiarissime frasi del demolitore. Metà del tempo è ubriaco e l'altra metà lo passa in dopo sbronza. Comunque ci sono due entrate per il punto D. Quella lì e quell'altra. E il punto di è andato. In questo modo si sbloccano praticamente questi parapetti sulle vie. E soprattutto l'accesso principale dei red al punto E viene bloccato. Quindi sono costretti a fare un giro dal punto C o da qualche altra parte. O dal punto D. Avanti, venite. Vi aspetto. Ah! Aiuto! Oddio.
Quel paro ci è andato veramente vicino. Se avesse utilizzato il soffio, ci avrebbe spinto tutti quanti di sotto e avrebbe salvato il punto di controllo. Ma non l'ha fatto e quindi abbiamo vinto. E questa è la via principale, per la via più rapida per arrivare verso il punto di sponda red. Spero che questa partita vi sia piaciuta e che vi abbia insegnato qualcosa su questa mappa, se nel caso non la conoscevate già. Ci rivediamo al prossimo video di Team Fortress 2.